Buonasera, buonasera e benvenuti alla Filovisione. Questa settimana parliamo di Babylon, il film di Damien Chazelle che forse ricorderete, avrete sicuramente visto La La Land, che io non avevo apprezzato molto perché non amo molto i musical, avevo apprezzato di più First Man o Whiplash che mi erano piaciuti tantissimo. Babylon è un film evento, o piace o non piace, o si ama o si odia, perché è un film enorme, a partire già dal cast abbiamo Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, redivivo, riscoperto dopo Spider-Man e Diego Calva. Perché dico questo di Babylon? Babylon narra la storia, siamo alla fine degli anni 20, nella Hollywood degli anni 20, quella del cinema muto che sta per essere soppiantato, arriva il sonoro. E ci sono quattro personaggi fondamentali in questo film, che sono l'aspirante attrice, il tuttofare nullatenente che cerca di barcamenarsi nel mondo del cinema, un musicista in cerca di successo e la star indecisa che deve capire se passare o meno al sonoro. Cioè, sapendo che è sempre stato un grandissimo attore del muto, sa che il sonoro sarà per lui una disgrazia se non sarà in grado di portarlo avanti, di reggere questa recitazione parlata. Babylon è un film roboante. Mi sono segnato che è faraonico, ricco di sonoro, pieno di musica, pieno di feste, di balletti, di coreografie, di piani sequenza interminabili, di movimenti di macchina e escamotage registici di grande valore. È un film enorme, faraonico, mastodontico, pieno di eccessi, di sangue, di violenza, di sesso, queste enormi feste orgiastiche, grande musica, grandi balletti, grandi coreografie che richiamano un po' La La Land. Tutto questo è un'opera che deve essere in qualche modo supportata anche dallo spettatore perché si troverà travolto da tutto quello che succede in questo film. Un film quindi importante, un film che ha appena vinto, tra l'altro, parlando di musica, per la miglior colonna sonora, il Golden Globe. Quindi lo portiamo in sala anche per questo, perché questi film che faranno molto parlare di sé, questi film che sono fortemente dissacranti, fortemente indecisi sul parere e sul piacere del pubblico. Dicevo all'inizio, Babylon o si ama o si odia. Questo perché è così. Non tutte le soluzioni sono risolte, non tutti gli attori sono continuamente accompagnati in questa storia. Spesso li abbandoniamo per riprenderli più avanti. Si parte dal basso per arrivare all'esplosione, si parte dal basso per arrivare anche addirittura a condannare dei personaggi. Fondamentale quindi vedere quest'opera di questo regista assolutamente maestro, soprattutto per quanto riguarda le sue doti registiche, soprattutto anche per vedere quel periodo storico che non viene trattato in maniera documentaristica, ma è quasi tutto mescolato in una favola e in una narrazione esorbitante, strabordante, forse fin troppo. Però è per questo che deve entrare in voi la curiosità di vedere questo film elefantiaco, enormemente colorato, visivo e ricco da farvi in alcuni momenti, lo devo dire sinceramente anche stordire. Quindi è per questo che vi chiedo di venire al Cinemafilo per vedere Babylon, per quanto possa essere contraddittorio in alcuni momenti, per quanto non potrà mettere d'accordo sicuramente tutti, è un film che va assolutamente visto. La mia valutazione? Tre gatte. Vi aspetto al Cinema Filo per Babylon. Buona filovisione.